concrete ragioni di opportunità per ricorrere al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR, a dotarsi di un preventivo di spesa prima di procedere all'affidamento dell'incarico legale per l'eventuale appello al Consiglio di Stato. Mi appresto a... Grazie. Grazie, consigliere Iacone. Consigliere Materdomini. Grazie Presidente. Io farò un intervento da cittadino in questo caso, non da consigliere comunale, nel senso che, sì, ancora di più, nel senso che alla fine il disagio sia economico ma anche che riguarda la diminuzione di alcuni servizi che potrebbe esserci è sempre sulle spalle del cittadino. Io faccio una riflessione. Adesso abbiamo un provvedimento del Tribunale che condanna il Comune di Matera e questo a me già dà un po' fastidio, nel senso che magari questa cosa si sarebbe potuta evitare se, e qui io devo tirare in ballo anche sia questa amministrazione che naturalmente la precedente, perché sarebbe stato opportuno lasciare le carte in regola dopo aver terminato il mandato. Però, giustamente, io non conosco le motivazioni per le quali non si è arrivati all'approvazione delle tariffe nel 2015, però dobbiamo anche sottolineare che questa amministrazione ha avuto, se non erro, un mese e mezzo per poter arrivare alla definizione, alla privazione in consiglio delle nuove tariffe, perché l'insediamento, se non ricordo male, c'è stato intorno al 16 giugno, metà di giugno, esatto. Quindi, diciamo, il problema è sempre quello. Noi siamo qui a discutere, tutti quanti assieme discutiamo su chi ha ragione, chi ha torto. A me non interessa sapere chi ha ragione e chi ha torto. A me interessa che la situazione venga risolta al più presto e soprattutto i cittadini abbiano chiaro quello che accadrà in futuro. Quindi io sono d'accordo a far sì che...